Motoricambi39.it e a Napoli in via Montagna Spaccata 517. Lamberti Moto e Ricambi, via Nuova del Campo 25C, Napoli. CDM Motors in via Nazionale Appia 121 e a Napoli in via Brin 64B. Prima BMW Motorrad, via Orazio 73, Napoli. Due ruote, corso Novara 13, Napoli. Moto Design Customs, in via Ida 2731. Tony e Ciro Pizzo Kawasaki, via Padula 42, Casoria, Napoli. Rima Yamaha, via Renaccia, Napoli. Mototecnica Isaia, via Carriera Grande 41, Napoli. Andiamo avanti parlando di pista, come detto all'inizio puntata, perché ancora una volta ce ne andiamo con gli amici di Motoricambi39.it a girare appunto tra i cordoli del Gianni De Luca di Airola. Un saluto molto affettuoso come sempre va alla famiglia De Luca, che è sempre molto gentile e disponibile con Star Bikers, perché il nostro Ale De Rosa, appunto di Motoricambi39.it, si è divertito un po' a raccontarci, a descriverci una delle macchine più infernali per la pista, e parliamo della BMW HP4, che un cliente di appunto di De Rosa si è insomma divertito ad affidargli per migliorare un po' insomma alcuni aspetti tecnici estetici, ove mai ce ne fosse bisogno. Ma come detto, questa moto veramente è una moto eccezionale, soprattutto in pista. Ma vediamo il racconto di Ale e anche questo turno in pista che ha svolto per noi. Suspicion got my head in a trap. Measuring my condition, do I still have a chance? Ancora una volta ben ritrovati amici di Star Biker. Questa volta ci poniamo dinanzi a un veicolo del tutto diciamo nuovo per la casa di Monaco di Baviera, una BMW S1000RR che il nostro cliente Giuseppe Colavita ci ha dato la possibilità di provare qui all'autodromo Gianni De Luca di Airola. Una casa che era praticamente sempre portata sul segmento Sport Tourer. Non si pensava mai che in così pochi anni e in così poco tempo potesse porsi ai vertici del segmento Superbike. Una moto che già di per sé da concessionario può essere portata in pista e con una manetta giusta fare dei tempi di tutto rilievo. Beh, il nostro obiettivo questa volta è stato un pelino più arduo del normale, perché cercare di migliorare qualcosa che già di suo è davvero eccellente è qualcosa di abbastanza difficile. Però come sempre noi della Motoricambi39.it ci proviamo, e soprattutto spinti da tanta passione per le due ruote. Semplicemente piccoli affinamenti, perché è una moto che già ha un'elettronica iper sofisticata e iper completa, cioè una moto che già da concessionario ha controllo di trazione, cambio elettronico, veramente poco. Quindi abbiamo solo messo un impianto Arrow in titanio con un terminale corto, e poi sentite questo rombo metallico, questo raccordo tra scarico, filtro ed elettronica, che è veramente una sinfonia. Sono state fatte tante piccole chicche, per esempio abbiamo eliminato i semi manubri di serie, ne abbiamo installato una coppia di regolabili della Robby Moto Engineering ricavati dal pieno, si salva carter della GBR Racing, l'azienda inglese il top in questo settore merceologico. Gli abbiamo aggiunto una pompa radiale di tipologia RCS pluriregolabile.
abbiamo voluto abbellirla ancora ulteriormente, se ove mai ce ne fosse stato il bisogno, con queste cover in carbonio a finitura lucida al telaio, che la impreziosiscono ancora di più. Questa è una catena di tipologia stock, come la moto, alla quale abbiamo un po' raccordato questo airbox frontale, e il codone è di tipologia quello che usano nel mondiale endurance, che è leggermente più slanciato, ma dal mio punto di vista ancora più la rende ancora più elegante. Tutto quello che vedete sono tutti, è tutto verniciato, non c'è nulla di autoadesivo, tranne i nostri marchi, perché ovviamente il cliente deve essere libero di poterli, insomma, ci farà piacere se li lascia, ma insomma è una sua valutazione, sicuramente sarà così. Una sella ovviamente in neoprene antisdrucciolo, perché è molto importante la seduta sulla moto da pista. L'abbiamo voluta solo impreziosire facendo fare su misura questo poggia schiena abbinato col tipo di codone e questo marchio inciso che la rende ancora più spartana e racing. E come sempre dico, non c'è altro che dietro ogni lavoro di una moto di segmento di fascia bassa o una moto di segmento di fascia alta o altissima come questa, che possa venire bene e bello se non ci metti tanta passione. E ancora una volta credo io insieme al mio staff di aver centrato l'obiettivo. Come sempre vi aspetto sul nostro portale motoricambi39.it. Grazie e alla prossima, ragazzi.